La grande festa di Dacia Maraini. C'è un fiume che scorre in mezzo alla bellissima città di Abidjan e qualche volta mi viene in sogno con le sue onde lunghe e lucide, color della pietra. Lì, sulle sue rive, si trovano due persone morte da parecchi anni, ma che si affacciano spesso ai miei pensieri. Uno porta un cappellaccio di tela calcato in testa, i sandali alla fratina, i calzoni larghi e una camicia di madras. Si chiama Alberto. L'altro, più piccolo, con la faccia abbronzata e gli occhi sorridenti, indossa dei calzoncini bianchi e una camiciola verde bottiglia. Al dito mignolo un piccolo turchese comprato nel souk di Dakar. Si chiama Pierpaolo. In una giornata di vento parlano fra di loro, ma le parole volano via leggere. Poi Pasolini, rivolto a me, chiede: mi fai un caffè? Lui, infatti, non sapeva neanche accendere il gas in cucina. Quando ci trovavamo a Sabaudia, nella casa che avevamo in comune, la mattina Pierpaolo veniva da me perché gli scaldassi un po' di latte. Solo se sua madre non era con lui, naturalmente, perché altrimenti avrebbe pensato a tutto lei. Dalla madre, Pasolini si faceva servire come fosse un bambino maldestro, per servirla, a sua volta, con tutto l'amore di cui era capace. Umile e devoto, appassionato come un novello fidanzato. Una notte ho sentito Alberto che mi diceva: un po' di freddo qua giù, mi metti una coperta? E io mi sono svegliata che già stavo con le mani nell'armadio alla ricerca di una coperta per il suo corpo sepolto. Eppure in vita non era freddoloso, appena poteva si metteva in camicia. Avevo una collezione di camicie bellissime, dei colori più teneri. Rosa fragola, celeste cielo, verde foglia, a righe, a quadretti, a rombi. Andava fiero delle sue camicie, sempre pulite e stirate. Che camicia mi metto oggi? Chiedeva con un misto di timidezza e civetteria. Quella color lampone. Lui apriva l'armadio, tirava fuori una camicia e, stendendola per aria, mi diceva: questa? No, quella lampone con le righe bianche. E lui correva a prenderla. Una volta in India abbiamo scoperto un sarto che confezionava camicie su misura in 2 ore. Alberto ne ha ordinate quattro, di madras, dai quadri color pastello, freschissime, di puro cotone indiano. In quell'occasione anch'io mi sono fatta fare 2 camicie di madras, che conservo ancora in qualche cassetto dimenticato. Alberto è morto nel modo più rapido e indolore. Un ictus l'ha buttato a terra subito dopo la doccia, nel suo bagno della casa di Lungotevere della Vittoria, dove abbiamo abitato insieme per una quindicina di anni. Una morte che assomiglia al suo carattere spiccio e razionale, impaziente e schietto. Una morte senza agonie, senza strazianti addii, senza ospedali, tubi, aghi, che l'ha trasportato dalla coscienza all'incoscienza con la rapidità di un fulmine. Giusto il giorno prima era venuto a pranzo da me, allegro, festoso, una camicia rosa e una giacca chiara. Mi ha chiesto se l'accompagnavo la domenica a prendere i sandali dimenticati a Sabaudia. Le ho detto di sì. Carmen era in viaggio con un altro uomo. Ma sai, non posso dire niente, sono tanto più vecchio di lei. La generosità non gli impediva di essere geloso, ma non era disperato. Coltivava in qualche modo la sua gelosia come una piccola malattia del cuore che gli ricordava la giovinezza lontana. La cameriera, che era in casa quando è morto, ha telefonato al primo numero che ha trovato, quello di Enzo Siciliano. E lui ha chiamato me, urlando senza nessun riguardo: Alberto è morto, hai capito? Alberto è morto! Lì per lì non gli ho creduto, ma se ieri era qui, allegro e sanissimo, e lui ha aggiunto, sempre concitato: aspettami che ti passo a prendere, così ci andiamo insieme, fra 10 minuti sono da te. E invece non è venuto, né dopo 10, né dopo 20, né dopo 40 minuti. E ho dovuto prendere un taxi per correre al Lungotevere della Vittoria, dove ho trovato il mio amato Alberto, steso sul letto, dove abbiamo dormito tante notti insieme, la faccia fresca, serena, gli occhi chiusi, coperto da un asciugamano, poiché non avevano fatto in tempo a vestirlo. Al pari di mia madre, Alberto per me rappresentava l'eternità. Non ho mai pensato alla sua morte, anzi, dentro di me ero convinta che sarei morta io e lui avrebbe continuato la sua vita certosina fatta di ore di scrittura la mattina, poi
del cinema nel pomeriggio, di cene con gli amici la sera, sempre seducente, sempre allegro, sempre pieno di storie meravigliose da raccontare, sempre pronto a entusiasmarsi per un nuovo progetto di viaggio, una nuova lettura, una nuova amicizia. Per questo la sorpresa mi ha colpito come un pugno in pieno petto, un tradimento del tempo che chiudeva una porta che sarebbe dovuta restare aperta, mi faceva lo sgambetto e mi mandava a terra mentre mi sentivo sicura, camminando tranquilla su una strada piana. Ancora oggi sono incredula e la notte mi sveglio con la sua voce nell'orecchio che dice: "Allora, preparati che domenica andiamo in Uganda." E io mi preparo ad aprire la valigia, scegliere camicie leggere, un cappello per il sole e la macchina fotografica. Andiamo, dico, e mi sveglio sola, in un letto cosparso di libri. Un'altra notte, sulle rive del Bandama, c'era anche lei, Maria Callas, con indosso un paio di blue jeans elasticizzati, come li porta nel nostro viaggio in Africa negli anni 70, aveva gli occhi allungati dal trucco verso le tempie, come nella recita della Ida. Ascoltava rapita una canzone d'amore. Ero andata a chiamarla per la cena nella stanza d'albergo di Bamako e l'ho trovata seduta su una poltroncina vicino alla radio mentre si godeva la voce armoniosa e sentimentale di Claudio Villa. Pensavo tu ascoltassi solo l'opera, le ho detto stupidamente, e lei ha risposto con un sorriso misterioso. Nei riguardi delle canzoni popolari aveva la stessa ammirazione infantile. Del suo cuore era rimasta una bambina contadina del Peloponneso, che riservava ai grossi diamanti, agli abiti firmati, agli yacht di lusso. Un anello di smeraldi non serviva per abbagliare il pubblico, ma per poter diventare invisibile, come accade nelle favole, o per volare contro il sole in una sera di tramontana. Maria era timida e sfacciata, come a volte possono essere le bambine che si sono trovate ad entrare, scalze e ignoranti, nel mondo dorato delle feste da ballo, nei principi azzurri. Era anche triste, come capita a una ragazzina che ha conosciuto la miseria e poi la ricchezza senza rendersi conto dei passaggi da una condizione all'altra. La sua vita era stata una specie di gioco al salterello fra i miracoli, e certamente anche oggi, su quel fiume, conserva la facoltà di entrare saltando nel prodigioso della nostra immaginazione, senza stupirci più di tanto.